Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questa è la storia di un famosissimo caso indonesiano e è una storia che fa riflettere molto sul concetto d'amicizia e che cosa possa significare essere amici di una persona e quanto realmente ci si possa fidare delle persone che noi consideriamo essere nostri amici. Immaginatevi questa situazione: un vostro amico, quello più caro, vi porge un drink e voi che cosa fate? Lo bevete. E se vi dicessi che quel drink era stato avvelenato perché la vostra amica o amico voleva avvelenarvi? Ci sono molte persone che ritengono che l'amica di questa indonesiana, di cui parleremo in questo video, sia innocente, ma lascio a voi giudicare. In ogni caso, ragazzi, prima di iniziare con questo video vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace perché aiutereste veramente l'algoritmo di YouTube, anche perché adesso sto cercando di ripubblicare due video a settimana, a volte saranno due video di crime, a volte ce ne sarà uno di crime e uno di qualche argomento di cui mi andrà di parlare. Però davvero il vostro sostegno mi aiuterebbe moltissimo a crescere, quindi se volete contribuire a far crescere questo canale e vorreste altri video come questo, vi pregherei davvero di lasciare un mi piace. La storia di cui andremo a parlare oggi è la storia di questa Jessica, che aveva 26 anni all'epoca dell'incidente di cui andremo a parlare. E questa persona che vedete nella foto era la sua migliore amica, o diciamo la sua migliore amica di università. Non so se anche voi avete un amico, però questa ragazza era sui 26-27 anni, anche l'amica, quindi di solito quando si passa un periodo comunque dell'università, tra tutti gli esami e tutto lo stress, si finisce per legare molto. E questo è forse quello che rende questa storia estremamente spaventosa e raccapricciante. Queste sono alcune foto prese da Instagram, come potete vedere erano inseparabili, Jessica e la sua amica, e molti descrivevano Jessica come una ragazza comunque piuttosto, diciamo, molto divertente e una persona con cui è bello passare del tempo assieme. Il caso di cui andremo a parlare è avvenuto in Australia. Jessica, terminati i suoi studi, ha deciso di rimanere in Australia, come spesso fanno, molti universitari. Sapete, terminato il vostro percorso, magari anche di studi all'estero, di studi magari all'università, se trovate lavoro, magari vi piace il posto, molto spesso si rimane a vivere in quel paese. Guardate me, che sono rimasto in Giappone. E tuttavia la sua amica è dovuta tornare in Indonesia e le loro vite hanno iniziato a separarsi. Sapete, la distanza, per quanto pure io ho tantissimi amici in Italia e che cerco di tenermi in contatto, non è sempre possibile. Ovviamente se ci si vede tutti i giorni è diverso che magari fare una telefonata una volta a settimana. La loro amicizia ha iniziato a separarsi sempre di più dal momento che le due ragazze hanno iniziato a vivere in due paesi diversi. Tuttavia, 2 anni prima del crimine di cui andremo a parlare, Mirna andò a visitare Jessica in Australia. Leggendo le notizie, sembrerebbe che le due si siano incontrate in un caffè e Jessica si è presentata con un ragazzo e ha parlato della sua relazione con questo australiano. E sembrerebbe che la sua amica, l'amica di Jessica, le avesse dato dei consigli per quanto riguarda la sua relazione, in modo anche un po' invadente. Non lo so, però non so se vi è mai capitato magari di avere quell'amico o amico che è sempre single e nel momento in cui si trova un fidanzato o una fidanzata, perché no, la gente che inizia subito a dare delle opinioni e a trovare il modo per, diciamo, un pochino, non saprei, però quasi rovinare, sabotare questa relazione. Non so se vi è mai successo, ma succede spesso. Morsa è un po' la gelosia, sapete, quando avete un amico che siete amici per tanto tempo, vi trovate bene, eccetera. Nel momento in cui lui o lei si trova una ragazza, la vostra relazione probabilmente con questo amico cambia. Quindi magari questo può essere uno dei fattori, certamente non ai livelli di cui andremo a parlare in questo video. E ovviamente comunque questo non è stato visto come, diciamo, come un comportamento strano, dal momento che sembrava solo che la sua amica la volesse aiutare e evitare che si ritrovasse in una relazione tossica, per esempio. E comunque Mirna è sempre stata una ragazza super, diciamo, aperta e che, diciamo, no, non aveva peli sulla lingua, quindi
era completamente un comportamento che Jessica si sarebbe aspettato dall'amica. Spesso queste persone non è che, diciamo, se avete questo amico che magari è molto diretto con voi, necessariamente lo faccia perché voglia essere maleducato. Molto spesso vuole soltanto cercare di dire le cose come stanno, essere onesto e comportarsi da amico. Perché, insomma, cioè, io se ho un amico preferisco che sia onesto con me, non che mi dica le cose a metà che poi non capisco cosa mi vuole dire. Tuttavia, dopo la loro conversazione, sembra che Jessica sia rimasta molto ferita dalle parole dell'amica. Sembra che la discussione sia andata così male che a un certo punto Jessica ha preso, si è alzata e se n'è andata via dal ristorante, lasciando lì l'amica da sola. Da quel momento in poi la vita di Jessica sembra aver preso una strada, diciamo, sempre più oscura e la sua vita sembrava cadere a pezzi. Tant'è che durante quell'anno ha provato a, diciamo, farsi del male almeno 5 volte e ha cercato comunque di togliersi la vita. E aveva sempre più l'impressione come se la sua amica avesse bisogno di aiuto e quindi decise di non invitarla al suo matrimonio dal momento che c'erano tutti questi problemi. E voi capite com'era la situazione? Praticamente da una parte avevamo Jessica, la cui situazione stava peggiorando sempre di più, dall'altra avevamo invece la sua amica Mirna che aveva adesso una relazione, che si stava per sposare, che viveva felice e contenta, e in più aveva deciso di non invitarla al suo matrimonio, e sembra che questo l'abbia portata a essere sempre più gelosa della sua amica. La mia opinione è che Jessica in quel momento non era, diciamo, completamente se stessa, diciamo, era in un momento difficile, tant'è che se ha provato a togliersi la vita 5 volte in un anno, capite ben che non stava benissimo. Dopo che c'è stato comunque il matrimonio, Jessica ha deciso di prendere un aereo e andare a Giacarta, incontrando la sua amica Mirna e altre amiche della sua università. E sono andate tutte a prendersi un caffè in questo locale che serviva dell'ottimo caffè vietnamese. Durante quel giorno, Jessica ha invitato tutte le sue amiche dicendo che avrebbe pagato lei per il caffè a tutte. E tutte le sue amiche praticamente le hanno detto che non serviva a disturbarsi, che avrebbero pagato anche loro. Tuttavia, Jessica sembrava proprio insistere, nel voler offrire il caffè a tutte le sue amiche perché non si erano viste da lungo tempo. E questo è il momento in cui diciamo che le cose sono diventate un po' strane, diciamo, perché Jessica è arrivata in quel locale ben 90 minuti prima delle sue amiche. È andata in questo caffè alle 3:32, la potete vedere qua in questo video. Dalle 3:32 se n'è uscita dal caffè dicendo che sarebbe tornata, che andava soltanto a comprare dei regalini per le sue amiche. Alle 4:14 è tornata nel caffè con anche delle borse, appunto, dei regali che aveva detto che aveva comprato. E qua la potete vedere come se stesse cercando di guardarsi intorno per vedere se ci fossero delle videocamere o qualcosa del genere. E sembra come se avesse capito esattamente dove, diciamo, comunque queste telecamere inquadrassero i vari clienti e sembra che ha scelto proprio un posto in cui non ci fossero, almeno questo è quello che molti sospettano. Tra l'altro, come potete vedere qua, quando si è seduta nel locale, ci sono queste borse, quelle che aveva comprato con i regali, che praticamente oscurano la visuale alla telecamera, quindi nel caffè non si può realmente sapere che cosa sia successo perché appunto queste borse bloccavano la visuale. Tutto ciò è molto molto sospetto. Un'ora prima che le sue amiche arrivassero in questo locale, alle 4:24, ha ordinato tre drinks e uno di questi era un caffè vietnamese. Qui si può vedere come se si muovesse, tuttavia non si può realmente capire che cosa stesse facendo dal momento che queste borse appunto bloccavano la visuale, come vi dicevo. Alle 5:16 Mirna e un'altra sua amica, Hani, sono arrivati nel locale e vedete qua come si salutano, come se non si fossero viste per lungo tempo. Arrivati a questo momento, i drink sono rimasti sul tavolo per ben 50 minuti. E capite come tutto questo è molto strano perché io dico, se arrivate prima dei vostri amici in un locale, magari ordinate il drink per voi, ma non ordinate il drink per tutti 50 minuti prima che, diciamo, le vostre amiche dovrebbero arrivare in quel locale. Cioè, è molto molto strano.
Come potete vedere qui in questo video, praticamente sembra che la sua amica ha bevuto proprio un sorso di quel caffè vietnamese e subito ha iniziato a dire che il caffè aveva un sapore molto strano e dopo circa un minuto è collassata a terra. E ecco che è arrivato il manager di questo locale chiedendo alla ragazza che cosa avesse versato dentro quel drink. E sembrava che tutti nel locale stessero cercando di aiutare in qualche modo, mentre Jessica sembrava come non turbata da tutta questa situazione. Da varie dichiarazioni sembra che il suo volto è come se non avesse nessuna espressione in quel momento e non sembrava assolutamente preoccupata o stranita da questa situazione. Immaginatevi essere seduti in un locale, la vostra amica beve un sorso di caffè e collassa a terra, cioè farei veramente fatica a mantenere la calma, voi che dite? Tuttavia, cioè, c'è da dire che le persone reagiscono in modo differente. In ogni caso, questa ragazza è stata portata in ospedale e lì ha perso la vita di due a poco e non ce l'ha fatta purtroppo per lei. E per fortuna che non hanno buttato via il caffè, perché quel caffè è stato proprio una delle prove che è poi servita per portare avanti questo caso e le varie indagini. Dall'autopsia è emerso che la ragazza è stata avvelenata. Suo marito e anche Jessica, persino Jessica, sono tutti andati al funerale della ragazza. Tutti erano rimasti sotto shock e non capivano chi mai avesse compiuto un'azione così terribile nei confronti di questa ragazza, e la polizia sembra che avesse tutti gli occhi puntati su Jessica. Dopo qualche settimana Jessica è stata arrestata per aver avvelenato la sua migliore amica, ma la storia non finisce qui. Di lì a poco sono state aperte le indagini proprio contro Jessica e era sotto i riflettori perché da lì è iniziato comunque il processo. La cosa più strana di tutto ciò è che, come potete vedere da queste immagini, sembra che Jessica fosse quasi divertita, o comunque, fosse felice di ricevere tutte queste attenzioni dai media. Guardatela, saluta come se fosse una celebrità, cioè capite la cosa assurda? Io mi immagino se fossi accusato di aver avvelenato il mio migliore amico, certamente, cercherei di coprirmi e non mi metterei a fare ciao con la manina davanti alle telecamere. Io non lo so, però pensate che questa ragazza sia stata così felice di ricevere queste attenzioni perché era un modo per rimpiazzare le attenzioni che non aveva più dalla sua amica? Non lo so, tutta questa storia è veramente assurda. La famiglia di Jessica comunque era molto benestante e poterono permettersi il più famoso avvocato di tutta l'Indonesia, un avvocato che rappresenta anche un sacco di personaggi famosi. E durante il processo sono emerse una serie di dettagli al riguardo di questa Jessica. Per esempio, una sua ex capa ha detto che aveva un comportamento estremamente negativo e tra l'altro una volta le ha detto che se volesse far fuori qualcuno saprebbe esattamente l'esatto dose che dovrebbe somministrare per poter far scomparire una persona. Capite che cosa assurda? E inoltre sembra che ci sia stato anche un ordine di non so come si dice, restrizione, comunque non poteva più avvicinarsi al suo ex fidanzato. La domanda è: qual era la difesa di questa ragazza, visto che aveva il miglior diciamo avvocato dell'Indonesia? Hanno detto che comunque nella loro difesa che il veleno era stato trovato solamente all'interno dello stomaco e non negli altri organi, e di solito quando una persona è avvelenata dall'autopsia dovrebbe emergere che diciamo il veleno si è diffuso in tutto il corpo, almeno questo era quello che diceva la difesa, poi non so gli esatti dettagli, io non sono un medico però capite. In ogni caso, la difesa ha detto che la migliore amica di Jessica non è venuta a mancare per via di un possibile avvelenamento, ma per altre ragioni. E inoltre hanno detto che non c'è nessuna prova che Jessica avesse messo del veleno nel caffè della sua amica, anche perché non c'è nessuna registrazione. Come potete vedere, qua si vede che si muoveva, ma non si vede se ha messo o meno del veleno all'interno del caffè. E infatti la difesa ha sostenuto che questa Jessica non ha mai messo nulla all'interno del drink della sua amica. E in ogni caso, il processo è proseguito. Durante questo processo Jessica sembrava mantenere sempre questo atteggiamento molto tranquillo e sembrava come se stesse sorridendo alle
fotocamere, come potete vedere in questo video. Questo ha reso il processo estremamente, diciamo, famoso nei media indonesiani, tant'è che è stato definito il caso criminale degli ultimi 100 anni, diciamo il più eclatante di tutti. In ogni caso, terminato il processo, è stata ritenuta colpevole e è stata condannata a 20 anni di galera. Quando è stata diciamo emanata la sentenza, potete vedere qua il volto di Jessica, sembrava come se non avesse nessuna espressione, guardatela come sembra tranquilla, non c'erano lacrime, non ha fatto nulla, è rimasta lì così. L'opinione pubblica, devo dire che è stata, si è abbastanza divisa per quanto riguarda questo caso, dal momento che non c'erano delle prove tangibili, reali, perché come vi ho detto non si vedeva nel video se avesse messo o non messo qualcosa nel drink della sua amica, quindi c'era chi sostiene che questa ragazza sia innocente e chi invece sostiene che era colpevole. La domanda che però è nella mente di molti è: come mai Jessica ha scelto di avvelenare la sua amica? Ok, ho capito che non è stata invitata al matrimonio, però, nel senso, non è che erano due nemiche o che si odiassero, cioè voi immaginatevi entrare in un locale e di lì a poco un vostro amico, una vostra amica vi avvelena, cioè la questione è veramente assurda. Io, ragazzi, lascio a voi decidere se questa Jessica, secondo voi, è innocente o colpevole. Personalmente penso che il comportamento che ha tenuto prima di questo fatto sia troppo strano per non essere successo qualcosa dietro quelle borse. Però, ragazzi, lascio a voi decidere, vi prego di farmelo sapere qui sotto nei commenti, che sono curiosissimo di sapere la vostra opinione. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, vi aspetto al prossimo e state attenti.